Segui Gesù per portare frutto. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo la parola di Dio e leggiamo il Vangelo di oggi che è Luca 13, 1, 9. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiuolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno, gli avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Amen». Cari amici, quanto è bello il Vangelo di oggi. Siamo in una fase molto particolare della predicazione di Gesù. Da un lato sta parlando già di una conversione, di un giudizio, della fine dei tempi, e siamo a 2000 anni fa, ma soprattutto sta parlando di qualcosa che è molto caro anche all'evangelista Luca, di ciò che nel primo secolo i cristiani stavano assistendo, cioè di una scelta, di una decisione, da parte dei giudei di accogliere il Cristo, da parte dei pagani di entrare in questa alleanza dove Gesù è il Signore, il Salvatore. Ecco che innanzitutto c'è una descrizione di alcuni fatti storici di quegli anni in cui ci sono state delle distruzioni, delle catastrofi verso alcuni, potremmo dire, ribelli nella fede a livello sociale e che aveva avuto delle brutte conseguenze. Gesù dice: convertitevi per non perire allo stesso modo. E poi racconta la parabola cosiddetta del fico sterile. Un tale aveva un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Noi sappiamo che la vigna in tutto l'Antico Testamento è considerata come il popolo di Israele, l'eletto. Ecco che anche qui abbiamo la vigna. Il vignaiuolo disse: «Sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno». Ecco che si parla di 3 anni, pensate. Il ministero di Gesù è stato di 3 anni. L'annuncio da parte sua: ecco il regno dei cieli, si è avvicinato a voi, è qui in mezzo a voi, convertitevi. Conversione intesa come accoglienza di Gesù e mettere da parte il passato, anzi dal passato vedere le promesse adempiute. Gesù è il Messia. Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime e poi vedremo se porterà frutto». Si parla di un tempo in cui Gesù è venuto per 3 anni a seminare la parola nuova di Dio. Ma si parla anche di un altro tempo
come abbiamo ascoltato ieri, di un Kairos, un tempo favorevole, ed è anche oggi per ciascuno di noi, nel quale viene attesa la nostra risposta, la nostra conversione. Che bello, è come se Gesù dicesse al Padre: Padre, io amo Luca come lo ami tu. Attendiamo, se ancora non ha avuto frutti di conversione, arriveranno. Ecco che Gesù sta dimostrando la pazienza, la misericordia sua. È un padre che sa attendere Dio. Dio è un padre che ha fiducia in noi, che prima o poi ci aggrappiamo fortemente a Gesù. Ritorna allora l'episodio bellissimo nell'ultima cena, di quando Gesù parla ai discepoli dicendo: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Se voi rimanete attaccati come tralci a me, porterete frutto che rimarrà sempre e sarete miei discepoli. Ecco, portare frutto, aggrapparci a Gesù. Oggi accogliere la sua parola, oggi riconoscere come la nostra linfa vitale. Quindi vi invito, carissimi amici, ad avere questa fiducia nell'amore di Dio. Dio ci ama, Dio è al nostro fianco. Non importa se siamo caduti, se stiamo facendo ancora una vita nell'ombra, nelle tenebre, perché quando lasciamo entrare la sua luce, tutto diventa chiaro, la via diventa diritta e il Signore ci fa cambiare grazie allo Spirito Santo, ci dona la forza di cambiare. Signore Gesù, benedetto tu sei per questa parola, grazie perché anche oggi mi guidi, voglio essere un tralcio innestato in te, che sei la vite vera, voglio credere in te, nella tua parola. Grazie per la tua pazienza, perché sono caduto tante volte e tu mi continui a rialzare, ad amare e a perdonare. Per questo ti chiedo, vieni, manifestati oggi, che io faccia esperienza di te, della tua fedeltà, della tua misericordia, che mi possa convertire e attirare sempre di più al tuo regno. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, carissimi amici, lo slogan di oggi. Segui Gesù per portare frutto. Seguiamolo anche oggi con tutto il cuore e i frutti si vedranno nella nostra vita personale, familiare, nel lavoro e in tutte le altre aree. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre, le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!